cosa che vorrei fare con lei è un po' una fotografia del paese in questi anni, in particolare in questi ultimi mesi, dal ruolo delicato che lei riveste. Se dovesse descrivere l'Italia dei nostri giorni. Beh, direi che un'Italia a due facce. C'è un'Italia della corruzione politica e morale dilagante, l'Italia dei potenti che pretendono privilegi e impunità, che non rinuncia a nessuno strumento per difendere il loro essere più uguale degli altri, che è pronto a innescare massicce campagne di stampa e di denigrazione di chiunque intralci il loro cammino, magistrati, giornalisti, politici e così via. E poi c'è un'altra Italia, l'Italia degli onesti, l'Italia che crede nei valori della Costituzione, che crede nel principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, che difende quei magistrati, quei giornalisti, anche quei politici, ma non per partigianeria, ma perché li vede come, diciamo, parte debole in un conflitto, nel quale, quello che è in ballo è innanzitutto il loro futuro. Sono delle analogie tra il quadro politico attuale, il contesto attuale e quello della fine della Prima Repubblica, all'epoca delle stragi. Ma io credo che l'analogia principale è questo, è quella che c'è un quadro politico, diciamo, quantomeno, voglio spingermi nel fare analisi politica dell'oggi, quindi diciamo quantomeno in fibrillazione. Alla fine della Prima Repubblica verso la Seconda era un quadro contesto politico in disfacimento. Ora io non mi spingerei nel definirlo tale quello odierno, ma sicuramente diciamo, in un momento di crisi, di grave difficoltà. Nel contempo nascono formazioni politiche nuove, alleanze nuove, a volte anche trasversali. La trasversalità è, come suol dire, il mare dove il pesce mafioso, lo squalo mafioso, meglio si muove, e quindi, siccome oggi peraltro ha ancora una forza non solo militare intimidatoria, ma finanziaria soprattutto molto forte, la mafia siciliana, ma le mafie nazionali in generale, qui io noto sicuramente un'analogia, cioè la possibilità di condizionare il corso degli eventi in qualche modo. Pensando ad esempio alla società civile, alla stampa, cioè nel 92, comunque in quegli anni la stampa era molto compatta, dal Corriere della Sera, la Repubblica, passando per l'Indipendente nel denunciare un po' questa situazione in cui vivevamo. Oggi il fronte è un po' meno compatto, anzi potremmo dire che ci sono due fronti contrapposti che. È chiaro che lì eravamo in una stagione dove, che era stata sottoposta delle forti tensioni, si veniva comunque la prima Repubblica ha avuto una storia di un cinquantennio, qui la Seconda Repubblica avrebbe avuto una vita molto più breve, quindi anche la reazione popolare a quei tempi sull'onda da una parte dell'emozione per le stragi, dall'altro del fremito che determinò le indagini Mani pulite da Milano, poi per il resto del territorio nazionale, le indagini che si facevano anche a Palermo sui rapporti mafia-politica, tutto questo determinò una fortissima sensibilizzazione all'opinione pubblica, una fortissima richiesta di giustizia, uguaglianza, eccetera, che oggi c'è, ma sicuramente non è negli stessi termini, e fu quella fortissima richiesta dal basso che poi contagiò diciamo, i piani alti della nostra società, e quindi anche il mondo dell'informazione e della politica. Oggi c'è una spinta, non è altrettanto forte in questo momento dal basso, e quindi conseguentemente
riesce, diciamo, a conteggiare meno i piani alti della nostra società e delle istituzioni. Lunedì 6 dicembre il giornale di Casa Berlusconi ha un po' attaccato questa sua partecipazione alla manifestazione, perché è manifestazione di partito e perché lei, insomma, è un magistrato che appunto indaga, direi, da sempre sulle vicende del Presidente del Consiglio. Come risponde a queste polemiche? Ma io ritengo sono polemiche pretestuose e strumentali. La mia partecipazione, la mia sezione in Paladozza era fin dall'inizio concordata, non una partecipazione sul palco, ma con una intervista registrata. Devo dire la verità, è stata una mia scelta per ragione appunto di maggiore riservo, quello di non andare sul palco, ma non ci avrei visto niente neanche di terribile, neppure se avessi partecipato a una sezione sul palco. Credo che ogni magistrato abbia il diritto, a volte il dovere, di manifestare la propria opinione su temi evidentemente connessi alla sua professione, quindi parlando, come era previsto che si facesse, parlando di giustizia, parlando del problema, del fenomeno della mafia, della corruzione e così via. L'avrei fatto e lo faccio appunto con una intervista in questo caso, e rivendico il diritto di poterlo fare anche in manifestazioni organizzate da partiti politici, il che non significa ovviamente che questa è la partecipazione a un dibattito a cui partecipano politici, magistrati, giornalisti, opinionisti, sia sintomo di adesione a questo o a quel partito. Io ho partecipato a convegni o iniziative organizzate da partiti di centrosinistra, ma anche di partiti della maggioranza. Il PDL per la verità non mi ha mai invitato a nessuna iniziativa, ma ho presentato il libro dell'onorevole Granata, insomma, che mi pare militi ancora, stia ancora nella maggioranza, anche se i fine anni è noto hanno una posizione diversa, ma insomma, non vedo la ragione per la quale addirittura il giornale, se non perché è una predilezione nei miei confronti, evidentemente addirittura ha dedicato la prima pagina il titolo del giornale qualche giorno fa, che ho già passato i miei legali per l'ennesima, diciamo, querele, una delle tante che ho vinto nei confronti del giornale. E il titolo è evocativo, il dittatore del Bunga Bunga. Il titolo della manifestazione. Sì, il titolo è evocativo, è forte, diciamo così, ed è questo il motivo per cui poi ho ritenuto inopportuna la mia partecipazione proprio dentro l'iniziativa. Ma il titolo ancora più evocativo è quello del giornale, che ha messo il PM del Bunga Bunga, diciamo, con un editoriale di un tale De Manzoni, che non so chi sia. L'ultima cosa che volevo segnalare è che Paolo Borsellino aveva analoga abitudine di partecipare a iniziative, a manifestazioni, anche organizzate da partiti politici del suo tempo. Partecipava indifferentemente a quelle dei partiti di opposizione, di sinistra, di destra, del PC o del movimento sociale dell'epoca, o non mi pare che ci fosse nessun giornale che titolasse in prima pagina attaccando Borsellino per questo motivo, il che, diciamo, è un segno dei tempi.